Buonasera, ci siamo a una nuova puntata di Napoli Calcio Live e ci siamo anche in Europa. Siamo tutti in Champions League, cari amici telespettatori che ci state seguendo da casa. E il Napoli è vice campione d'Italia. Il Napoli è vice campione d'Italia da tantissimi anni. Non si vedeva la nostra squadra del cuore così in alto, forse dall'epoca degli scudetti. 78 punti in classifica, vicinissimo il record di punti che potrebbe essere appunto superato domenica nel posticipo contro la Roma. Diciamo, a tenere banco nelle ultime ore sono le voci di mercato che purtroppo ai noi riguardano Mazzarri, l'addio di Mazzarri, ma anche il possibile addio di Cavani. Lascia poco spazio a quello che è successo domenica. Domenica sicuramente il Napoli è riuscito a vincere l'ennesima partita, sempre in zona Mazzarri. Ormai sono 4 gli anni in cui il Napoli risolve le partite nell'extra time, quindi al 93esimo Hamsik riesce a portare in vantaggio il Napoli, a portare un'altra vittoria sperata dopo essere passati in svantaggio. E però, come dicevo prima, Mazzarri e Cavani rendono un po' tutti quanti noi infelici e malinconici. Vedremo come andrà a finire la questione. Mazzarri si vocifera che abbia già un accordo di massima con la Roma. Cavani, al momento ci sono tante pretendenti, ma alla fine nessuna di concreto. Si è presentata ancora De Laurentiis con i 63 milioni di euro. Parleremo di questo e di altro, anche altre tematiche che appunto riguardano il calciomercato con il nostro parterre, però appunto prima di presentarvelo io lancio la scheda e poi ritorniamo qua a dibattere sulla partita ma anche sugli altri temi. Scheda. ¿Sabes quién es gente de zona? ¿Sabes? ¿Sabes qué tienes que hacer para ser como gente de zona? Es imposible. Seguro. Porque simplemente... Passerella Champions allo Stadio San Paolo di Napoli, col presidente in versione papale ed il relativo Angelus di ringraziamento ai tifosi delle curve, dei distinti, delle tribune, gli invalidi, la squadra per la cavalcata trionfale e soprattutto facendo calare il gelo, mettendo malinconia nei cuori dei sostenitori, con la riconoscenza rivolta a Mazzarri ed a tutto il suo staff tecnico per il lavoro profuso nei 4 anni di Napoli. E sono proprio questi i dubbi che lasciano poche speranze alla permanenza, mentre sembrerebbe sempre più reale e concreto l'addio del mister toscano, in lacrime prima e dopo la partita di domenica, con destinazione romana casacca giallorossa. Ed a lui si aggiunge anche il destino di Cavani, che ad oggi non trova né conferme né smentite sulla sua possibile partenza. Ed il tutto dipenderà da chi sarà disposto a mettere sul vassoio di casa De Laurentiis la considerevole cifra di 63 milioni di euro. Perché come narra il detto, tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Al di là di semplici voci e di potenziali squadre interessate, al momento non c'è nulla di concreto. Certo è che si dovrà ripartire con un nuovo ciclo, ripartire da zero, anche con un nuovo modulo. E siccome è morto un papa se ne fa un altro, gli obiettivi post Mazzarri per poi giungere alla fumata bianca del definitivo sostituto porta ad ipotizzare che il preferito sia Guidolin, allenatore abituato a lavorare con i giovani, Udinese docet, e quindi a nozze con la politica di De Laurentiis, anche se non è certa la sua volontà di voler lasciare Udine, suo ambiente ideale e distante non molto dalla sua regione Veneto. Oltre all'allenatore dei friulani, in pole position ci sono sempre Allegri del Milan, la cui permanenza sulla panchina rossonera dipenderà molto dal colloquio con Berlusconi, Di Matteo, che nel corso della stagione ha rotto con il Chelsea dopo aver conquistato lo scorso anno la Champions League, Roberto Mancini, da sempre pallino del presidente De Laurentiis, che già qualche anno fa provò a portarlo alle falde del Vesuvio, anch'egli in chiusura con il City, e dolcissimo in fondo, ultimo nome,
quello di Rafa Benitez, mentre tramonta al momento la pista che porta all'ex aeroplanino Vincenzo Montella, che al momento da Firenze sembrerebbe non muoversi, continuando il processo di crescita della squadra viola. Insigne, Homsic e Pandev, i titolarissimi che con la loro qualità e fantasia cambiavano e rivoltavano come un calzino una partita che si stava ormai incanalando su strada senese. A siglare il pareggio ci pensava il solito El Casigador, con il suo 28esimo sigillo in campionato e corona incontrastata di re della classifica cannonieri. E sul finire, nei minuti di recupero, appunto ci pensava Spennacchiotto Homsic a mettere la freccia con un dolce cucchiaio di sciroppo che metteva nell'angolo lontano di Pegolo, consegnando al Napoli tre piccioni con una fava, ribalto, vantaggio e vittoria. Insomma, di meglio non si poteva chiedere, chiudendo in bellezza davanti al pubblico amico. Napoli Calcio Life intende ringraziare gli azzurri per questo magnifico trionfo che li ha riportati, dopo un anno di astinenza, nell'Europa che conta e che realmente gli compete. Quindi la società tutta, lo staff tecnico, tutti coloro che non compaiono ma che svolgono un grande lavoro dietro le quinte, la squadra, ma un ringraziamento speciale e doveroso, con un saluto ben augurante per il suo prosieguo di carriera, va rivolto ad una persona che in questi anni è stato un professionista esemplare, oltre ad essere un cuore di Napoli, ripartendo dalla Serie C. E quella col Siena resterà l'ultima gara al San Paolo, davanti al suo pubblico prima di appendere le scarpette al chiodo, con un futuro già segnato tra le file dirigenziali. Ed il plauso va appunto a Gianluca, principino di Reggia, Grava. In bocca al lupo per il tuo futuro, Gianluca. Napoli ti sosterrà sempre. Eh sì, questa era anche l'ultima partita di Gianluca Grava in maglia azzurra, capitano d'occasione, e facciamo veramente in bocca al lupo per Gianluca, anche se si vocifera che qualora Mazzarri dovesse andare a Roma potrebbe portare con sé Gianluca nel suo staff. Vedremo anche questa telenovela come andrà a finire, così come la telenovela Mazzarri quest'anno, quest'estate sarà proprio questa la telenovela estiva che sarà di scena in casa Napoli, regista chiaramente De Laurentiis, attore protagonista Mazzarri. Io vado subito a presentare lei, il suo sorriso splendente, i suoi occhi sono due stelle, i suoi riccioli sono capelli, perché sono capelli. Miriam Ricciolillo Cirillo! Buonasera a te Paolo, buonasera ai nostri ospiti e buonasera ai nostri telespettatori da casa. Il numero per interagire in diretta con noi è 081-775-5477. Inoltre è possibile dire la vostra scrivendo all'indirizzo email napolicalciolife@libero.it. E invito anche ad aggiungere la nostra pagina Facebook Napoli Calcio Life. Che dire, Napoli Calcio Life, dove un sorriso vale più di mille parole. Ecco, nel tuo sorriso hai detto tutto, il tuo sorriso, il sorriso che cerchiamo di trasmettere con la nostra trasmissione a coloro che ci seguono da casa. E io vado a presentare subito loro, i ragazzi del parterre, che con il loro sorriso anche allieteranno la vostra serata. Inizio dal suo ritorno, è mancato forse per un mesetto, però ci fa piacere riaverlo con noi. Lui fa parte della squadra di Napoli Calcio Life, espertissimo del calcio giovanile, espertissimo del calcio femminile, chissà perché giustamente chiamate lo scemo lui. Lui è un po' British, Alessandro Spennacchiotz, English Sacco. Ciao Paolo, buonasera, sono contento di essere ritornato. È stato un mese di riflessione, un po' come 7 anni in Tibet, quindi... Alessandro, mi dite che sei stato nell'abbazia insieme a Gianni Letta, a Enrico Letta?
No, 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 no. Se andavo all'abbazia uscivo pazzo, è diverso. No, 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 no. No, magari se ci ha nominato il ministro, non si può mai sapere in No, questo no, mese. no, no, Le no. cose possono cambiare di giorno in giorno e ora in ora. E a fianco a te c'è sempre lui a brillare più che mai, perché lui è un gioiellino, esce dal mare, con la sua bellezza, appunto, irradia un po' tutti quanti voi, la sua bellezza luccicosa, non credo anche come uomo, però meglio non esagerare perché la sua ragazza se no ci picchia. Giampiero, la perla azzurra, Sirica! Ok, Grazie Paolo, che dire? Dopo questa presentazione posso anche andare via, insomma. vai! È stata veramente una serata bellissima, grazie di tutto. No, vabbè, era un preludio perché poi giungiamo a lui, colui che sta a fianco a te. Tutte le ragazze impazziscono per lui, si tirano i capelli, poverine. C'è chi ha perso i capelli e si devono ricorrere appunto al parrucchiere di Antonio Faccio Conte. questo effetto. Mario Casanova Azzurro, Aurilia. Buonasera a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori. E poi c'è lui da un mesetto è con noi, però siamo lieti di averlo. È rimasto nel Napoli rinunciando alla nazionale. Lui è rimasto qui rinunciando a Napoli Calcio Life, rinunciando a qualche trasmissione Rai o Mediaset. No, sto scherzando, non è vero, ragazzi. Lui è Maurizio De Santis Life, Longhi. Ciao Paolo, buonasera a tutti. E allora, iniziamo subito da Spennacchioz, Alessandro. Le gare del Napoli chiaramente non terminano mai al 90esimo, perché il Napoli in questi 4 anni con Mazzarri ci ha abituato che anche i tempi di recupero sono idonei e adatti per cambiare, ribaltare il risultato. Perché il Napoli ha conquistato tantissimi punti così, sia vittorie, pareggi. Nei tempi in extremis oppure a pochi minuti dalla fine, vedi Atalanta quest'anno, vedi Torino, vedi Siena all'andata, vedi aiutatemi a dire Bologna, mi sembra, cioè ci sono diverse partite Cagliari. col Cagliari, con Insigne, diverse partite dove il Napoli negli ultimissimi minuti è riuscito o a pareggiare o soprattutto a vincere. Napoli che se va via Mazzarri a questo punto bisogna preoccuparsi perché l'extra time non conterà più e le partite finiranno al 90esimo, magari con una sconfitta o una vittoria, mentre, con una sconfitta con un pareggio eventualmente, perché invece le squadre di Mazzarri ci credono fino alla fine. Sì, io mi ricordo la prima conferenza stampa di 4 anni fa, quando Mazzarri sostituì Donadoni, disse che io porterò la mia anima all'interno della squadra. Questo significa che lui, in questi 4 anni, la squadra lo ha seguito per filo e per segno. Diciamo che il 90% dei successi del Napoli va oltre al 90esimo, perché comunque il Napoli ha una preparazione fisica e atletica impressionante. Se non ci dimentichiamo che quest'anno, soprattutto gli ultimi 2 mesi, il Napoli ha chiuso sempre le partite in crescendo rispetto agli avversari. Questo anche gli altri anni, tranne forse l'anno scorso, quando il Napoli, secondo me sbagliando, puntò tutto sulla Champions e non sul campionato. Infatti l'anno scorso ci fu quel crollo clamoroso a Bologna, insperato. Diciamo che dove Bologna l'anno scorso ci levò la Champions, quest'anno l'abbiamo conquistata lì con gli interessi. Come Però, lo scudetto di tanti anni fa, del resto, eh? come lo scudetto di tanti anni fa, e come quell'anno, come 3 anni fa, quando il Napoli si giocò poi a Milano, quella famosa partita che andò male. Però, ritornando all'anima del Napoli, è una squadra che indubbiamente ci crede fino alla fine. Anche domenica, tra parentesi, una partita che è già festante, i fuochi d'artificio, le parole di De Laurentiis, la squadra la voleva vincere, perché c'è anche questo primato della storia dei punti, perché infatti Hamsik ieri ha scritto, il mio alter ego, visto che sono Spennacchioz, come dici tu, eccetera, dice che vuole il Napoli arrivare agli 81 punti, quindi vuol dire che il Napoli vuole addirittura battere
la media punti dell'era maradoniana. Quindi auguri. E ce la potrebbe anche fare perché domenica incontrerà la Roma. Roma ormai fuori dall'Europa League, ci potrebbe entrare solamente tramite la Coppa Italia battendo la Lazio in finale. E poi mancherà anche Totti, espulso domenica contro il Milan, quindi una gara comunque alla portata. Ma dipende sempre se scenderanno in campo i titolarissimi o le riserve, perché le riserve hanno dimostrato che, questo lo chiedo a Giampiero, che non sono all'altezza dei titolarissimi, perché tre cambi, Hamsik, Insigne e Pandev, hanno cambiato totalmente la partita ed il Napoli ha vinto, hanno rivoltato la partita come un calzino. Tre cambi, ma che cambi soprattutto? Hai fatto i nomi, insomma, di tre giocatori di livello assoluto che farebbero i titolari in qualsiasi squadra italiana, forse anche Juve compresa, insomma, in qualsiasi squadra un terzetto di cambi formato da Hamsik, Insigne e Pandev varrebbero, insomma, un gol in più assicurato alla squadra che li schiera. Anche se solo nel secondo tempo. Sì, io spero, insomma, che a Roma il campionato finisca in bellezza e che quindi si possa ammirare la squadra titolare, anche se comunque bisogna dire che qualche piacevole sorpresa è arrivata anche dalle riserve. Faccio un nome su tutti, quello di Rolando, insomma, un giocatore che sul quale si sono spese poche parole, se non quando, nei primi giorni, insomma, di permanenza a Napoli. È un rincalzo difensivo, secondo me, di assoluto valore. Ha mostrato una sicurezza che pochi calciatori, insomma, le prime armi a San Paolo hanno dimostrato. Si parla tanto di calciomercato, di giocatori che potrebbero tornare, uno su tutto Fernandez. Bene, io mi terrei tutta la vita Rolando, lo riscatterei anche per l'intera clausola che è prevista, che pare di 7 milioni di euro. Io no, la pagherei per intero pur di non rivedere, insomma, il Napoli vuole far tornare Fernandez anche perché ha fatto benissimo in Spagna, e quindi e questo è legato abbastanza bene, veramente solo all'inizio è legato comunque alla permanenza o meno di Mazzarri, perché se rimane Mazzarri, cosa che non credo, Fernandez difficilmente tornerà, oppure tornerà per trovare altra destinazione. Guarda, giusto per chiudere, volevo dire che anche un altro giocatore si è messo in luce in questa partita di Siena, che è il Kaduri. Ovviamente un giocatore che probabilmente non verrà confermato anche per la prossima stagione, però questi circa 60 minuti di partita che ha giocato, forse anche qualcosa in più, che ha giocato domenica contro il Siena, sono stati importantissimi, perché è riuscito a attirare l'attenzione di tanti addetti ai lavori. Per cui anche se contro la Roma, insomma, potrebbe esserci spazio ancora per qualche giocatore sorpresa, proprio in considerazione appunto della fase di calciomercato, che è una fase importantissima, per qualche scambio che si può creare appunto quel gruzzoletto, quel tesoretto che può essere poi utile per poter trovare altri giocatori da amalgamare nella rosa del Napoli. Chiudo dicendo che c'è un sito non italiano, un sito di calcio appunto, famoso in tutto il globo terrestre, che diceva che El Kaduri dovrebbe essere la pedina di scambio per arrivare a Nainggolan, sì. Quindi vedremo se dice vero, che è già quasi fatta appunto questo scambio tra Napoli e Cagliari per Nainggolan, ma mi ha anticipato il tema, dopo ci andremo nei dettagli. Invece Mario, Pandev, classe infinita, perché Pandev, ecco, con quella palla dimostra che anche due minuti gli servono per magari qualche tocco di classe per cambiare la partita, quel tocco per Hamsik, Cucchiaino alle spalle di Pegolo, e il Napoli ha vinto la partita. Quindi Pandev infinito, peccato che non è continuo questo giocatore. Guarda, Pandev, penso che il difetto più grande di Pandev sia la continuità, perché lui è molto discontinuo nelle partite. Come ben dice l'amico Sirica, Pandev effettivamente è fondamentale, anche se tutti quanti napoletani protendono un poco più per Insigne. Però devo dire la verità, Pandev con le sue giocate ha permesso spesso di ribaltare anche risultati che erano quasi negativi per il Napoli. E
è risultato essere un giocatore fondamentale, un giocatore di esperienza, uno che insomma era titolare con Mourinho, non è che era un giocatore proprio da buttare. Era un perno nell'Inter di Mourinho, quindi ha fatto la differenza. Appunto. Continua a stupire Armero, Maurizio, perché Armero è questo innesto in più, ovviamente l'acquisto azzeccato della sessione invernale. Bisognerà cercare di trovare l'accordo con l'Udinese per riscattarlo, perché comunque è in prestito con diritto di riscatto a Napoli. Vedremo appunto se verrà riscattato o meno. Questo fa parte del calciomercato, ma noi esuliamo altro al calciomercato e ci fiondiamo, continuiamo a fiondarci sul calcio giocato. Quindi dico, Armero è quel giocatore in più che può far comodo l'anno prossimo lì a sinistra a Napoli, pur riconfermando Zonica. Ma Paolo, Armero finora, quando è stato impiegato da Mazzarri, non ha sbagliato un passaggio. Finora davvero è stato il giocatore fondamentale, e quest'anno, no, soprattutto nell'ultima parte del campionato, si è capito, no, quanto sia importante avere una panchina lunga. E avere in panchina uno come Armero è davvero un lusso. E mi piace molto questo esperimento che vuole adottare Mazzarri, di schierare sia Armero che Zuniga sulla sinistra, perché io riconfermerei Armero ma anche Zuniga. Infatti adesso si parla che Zuniga probabilmente può interessare la Roma se Mazzarri dovesse approdare nella capitale, però io terrei entrambi perché sono veramente giocatori fondamentali. Zuniga è un'intuizione di Mazzarri, che lui comunque a Siena giocava a destra anche in nazionale. Nella Colombia gioca a destra, lo ha rivoluzionato e si vede adesso è uno dei migliori a sinistra, è uno dei più forti in Europa. È vero, perciò io comunque, visto che l'obiettivo del Napoli l'anno prossimo deve essere quello di lottare per lo scudetto, e avere due giocatori come Zuniga e Armero nello stesso ruolo è davvero un lusso che può fare le fortune di questo Napoli, quindi riconfermerei entrambi. Armero sta dimostrando di essere un grande giocatore, non è un caso che sia stato seguito anche dalla Juventus, è davvero è stato un acquisto indovinato, l'acquisto migliore che il Napoli ha fatto a gennaio. Ragazzi, voglio un giro appunto su Grava, visto che l'ultima partita del soldatino azzurro, e quindi voglio un pensiero vostro sull'addio al calcio di Grava, perché qua sicuramente, essendo l'ultima partita col Napoli, ma difficilmente il ragazzo di Caserta continuerà a giocare, quindi un pensiero, e poi andremo a parlare di Cavani e di Mazzarri. Alessandro, inizio da te. Grava, un pensiero tuo su Grava. Grava è... di tutto il percorso azzurro, dalla Serie C ad oggi. Credo che Gianluca Grava sia quello che ha fatto cominciare il calcio Napoli, perché lui ha sposato la causa con un progetto, tra parentesi, che non era ancora in essere. Quindi io lo ammiro, perché innanzitutto è un ragazzo che è umile. Questo secondo me nel calcio è una dote molto rara. Poi soprattutto è un uomo spogliatoio. Insieme a Colombo, infatti Colombo avrà un altro anno di contratto, come ha riportato il Corriere dello Sport. Ma soprattutto credo che questo sia un ragazzo che lo sentivo prima di Roma, ma onestamente io lo blinderei, perché secondo me, io che seguo il settore giovanile, ci vuole uno come Grava a curare il settore giovanile, perché chi meglio di un ragazzo campano, di un ragazzo napoletano, può far rinascere. Già abbiamo, tra parentesi, fatto l'errore di non puntare su Gennaro Iezzo come preparatore dei portieri. Bravo, mi associo. Ma non perché sono campani, ma perché secondo me bisogna cominciare a credere nel prodotto napoletano, che è un prodotto genuino. Non a caso, molte persone che io ho intervisto per quanto riguarda il settore giovanile dicono che il Napoli è forte perché punta sul vivaio campano. Certo. Non è un caso che la primavera tiene quasi tutti gli elementi che vengono dalla Campania, solo Fornito, che degli italiani addirittura viene dalla Calabria, però sempre del sud. Quindi certo, questo significa che Napoli finalmente tiene al... Quindi perché non dobbiamo puntare su un vivaio, su un prodotto che è di origine campana?
Bravo. Sono pienamente d'accordo. Prima di passare alla diretta, c'è una prima diretta. Io dico che Gennaro Iezzo rinunciò all'epoca alla Salernitana, alla nazionale, perdonatemi il lapsus freudiano, alla nazionale per scendere in Serie C, così anche Grava e Pampasosa, quindi giocatori che avrebbero dovuto avere il giusto riconoscimento. Vediamo che linea, Miriam, perché c'è una prima chiamata. Pronto? Buonasera, sono Mimmo. Pronto? Buonasera. Pronto? Mi sente? Miriam ha attaccato il telefono in faccia. No! Telespettatore. Forse si è messa paura, sei la donna. Ha sentito il tuo... No, la tua voce. Va bene, va bene. Ci avvisa la regia fra poco. Ah, ecco, c'è. La regia mi dice che c'è. Pronto? Sei tu. Pronto? Che non... Amplifon, Miriam. Non è vero. Pronto? Buonasera. Mi sente? Pronto? Non c'è. Stiamo cercando di ripristinare l'audio. Eccolo. Pronto? Buonasera. Buonasera, mi sento. Mimmo, buonasera. Buonasera, Mimmo. Mimmo. Finalmente. Me lo passi, Mimmo? Vieni. Ciao Mimmo, come stai? Da dove chiami? Sto bene, voi state benissimo, vi vedo, a differenza mia, vi è vedo. Ci sei mancato la settimana, questa settimana, quindi sì, una settimana senza sentirti. Miriam, posa il telefono. Miriam, Mimmo, tra Mimmo e Miriam stasera mi state la mandando al manicone. Mimmo, cosa ci vuoi dire? No, io volevo dire una cosa. Grava rappresenta proprio quello che è stato il passaggio veramente epocale di un giocatore di una serietà eccezionale. Quindi lui guardava il professionista che riesce a fare certe cose in maniera perfetta ed è sempre presente, ed è sempre puntuale, anche se per 30 partite non gioca e si fa trovare puntuale. Questo è il massimo che si può chiedere a un professionista. Detto questo, io volevo dire, stasera, se me lo consentite, l'allenatore di potere e l'allenatore da potere sono due tipi di allenatore, poiché qui sentivo certe discussioni. Allora, l'allenatore di potere è colui, può essere un Mourinho, può essere un Mazzarri, scusate gli accostamenti, sono proprio loro che sono in gamba e sono capaci. L'allenatore da potere è Conte, e Ancelotti, e Allegri. Allora, perché faccio questa osservazione? Se a me mi si accosta domani un Conte che viene a Napoli o un Allegri, ma io con gli stessi giocatori di oggi, essendo allenatori da potere, perché alle loro spalle c'è Juve e c'è Milan, ma questi mi possono mandare anche in Serie B perché vengono a Napoli. Qui certo. Non va giudicato un allenatore in ragione delle capacità individuali sue e il rapporto al club che dirige, perché se Conte sta alla Juventus e c'è qualcuno alle sue spalle che gli fa una ventina di punti, e lui le vince sempre i campionati. Se viene a lavorare qui a Napoli e ogni arbitro negli ultimi 2 o 3 anni, senza fare vittimismo, lo dico con molta serenità, anche l'ultimo ragazzino, per una protesta di un Cavani gli scappa, gli corre dietro e gli dà il cartellino giallo, e quello è l'allenatore che sta in panchina, è un allenatore da potere che non può esercitare a Napoli, ma lo può esercitare a Milano o lo può esercitare. Quindi io escluderei qualunque ragionamento su Mazzarri, su Conte, su Allegri, perché questo tipo di allenatore vanno bene in quelle società dove hanno spalle copertissime. Certo. Detto questo, fatto questo ragionamento per gli altri, però io vorrei fare un'ultima osservazione su un periodo delicatissimo. Vai. Riguarda il famoso periodo di Cannavaro. Improvvisamente ci si sveglia e si dice: Grava e Cannavaro, a proposito di Grava, per voi state un mese fermo. Poi dopo, durante il campionato, non è avvenuto per Mauro della Lazio, non è avvenuto per nessuno. Dopodiché questi stanno un mese fermi e poi dice: scusate, ci siamo sbagliati, nel frattempo voi siete usciti dalla Coppa Italia persi in casa col Bologna. E allora, se io mi metto solo a Bologna, per fare un esempio, e le 2 partite della Juve col Catania, io praticamente il campionato l'ho vinto, non metto tutto il resto. E allora a quel punto lì dico, la società si dovrebbe attrezzare perché Mazzarri, laddove dovesse rimanere, non faccia solo l'allenatore, perché quando ci va Marotta, e Napoli non ce l'ha un Marotta,
e va, si presenta in della telecamera e dice: quel signore guida di Torre Annunziata, non si permetta mai più la federazione di mandarmelo, e quello non ci va più, solo a campionato vinto contro l'Atalanta, già matematicamente vinto. Quello lì significa che uno, che io ne educo uno per raddrizzarne 100. E quella cosa lì che fa la Juventus l'ha fatta con Bergonzi, dopo Juve-Napoli, e l'ha fatta con Guida. Quindi quando avremo quel tipo di potere, molto probabilmente al di là dei calciatori, si potrà vincere anche qualche scudetto. Io vi ringrazio, lo faccio, me lo date sempre, e vi auguro una bellissima serata. Grazie Mimmo, e continua a seguirci, anche perché c'è Giampiero Sidica che voleva replicare. Vai Giampiero. Faccio una piccola premessa, insomma, che l'amico Mimmo, che è un telespettatore, insomma, sempre assiduo, presente e attento, oltre che educato e competente, insomma, ha fatto dei ragionamenti, insomma, che possono essere condivisi o meno, ma che comunque hanno sicuramente uno spessore. Io però, se l'amico Mimmo, insomma, non ha nulla in contrario, ho qualche perplessità su qualche punto, e faccio subito presente dove nascono le mie perplessità. E questa distinzione tra allenatori di e da potere viene a cadere nel momento in cui ci ricordiamo dei grandi campionati che ha fatto Conte in squadre che sicuramente non hanno nulla a che fare col potere, insomma, quando Conte ha fatto benissimo ad Arezzo e quando ha fatto ancora meglio a Bari, sicuramente non poteva essere considerato un allenatore da potere, eppure ha fatto benissimo, dimostrando quindi di essere bravo di suo e non perché c'era qualcuno alle sue spalle col quale riusciva ad accumulare punti. Stesso discorso va fatto per Allegri. Allegri si è messo in evidenza prima di approdare al Milan non perché era un allenatore da potere, ma perché aveva fatto benissimo a Cagliari, peraltro dove sappiamo bene c'è un presidente mangia allenatori. Fare bene una piazza come Cagliari significa essere bravi, e i fatti poi l'hanno dimostrato, andando a vincere subito uno scudetto a Milano, insomma. Quindi la distinzione va bene, può essere, può valere, ma io dal mio modestissimo punto di vista sono sicuramente allenatori che possono fare bene anche in altre piazze e non solo a Milano e a Torino. Vabbè, forse lì hanno quel qualcosa in più. Ma, in quelle squadre tutti hanno qualcosa in più, non c'è bisogno forse di essere... Forse quello che diceva sintetizzato, questi allenatori non hanno quella personalità spiccata che invece può avere un Mazzarri o un Mourinho, da caricarsi tutto sulle proprie Guarda, spalle. Io su Conte non sono, penso che Conte sia... è una via di mezzo. Io l'ho visto quando era allenatore dell'Atalanta, l'ho visto litigare con la propria curva pur di difendere il proprio operato. Quindi che Conte non sia un allenatore di polso, non ha quel carisma che ha Mazzarri. Io non sono d'accordo. Ha un carisma eccezionale, è un allenatore preparato. Se poi si piazza anche su una panchina importante e che ha una certa valenza anche all'interno del palazzo come quella della Juventus, allora viene fuori il top e infatti vince lo scudetto a mani basse. Sta in una botte di ferro. E cosa dire? Prima di continuare il giro, perché poi torniamo a parlare di Grava con Maniera Telegrafica e poi dobbiamo affrontare tematiche più importanti, non senza nulla togliere a Grava, anzi, però tematiche che i tifosi vogliono sapere, vogliono ascoltare da casa, io lancio un breve messaggio promozionale e poi di nuovo qua, Napoli Calcio Live. Pubblicità. Lo so che da casa state godendo con la musichetta, stiamo godendo anche noi, tutta Napoli e tutta la Campania credo che goda, così come i tifosi sparsi in tutto il mondo, perché la musichetta la ritorneremo ad ascoltare, così come l'abbiamo ascoltata domenica in Napoli-Siena. È stato uno spettacolo, anche con i festeggiamenti, i fuochi pirotecnici. Il discorso del presidente, che dopo andremo anche ad affrontare, ma soprattutto la musichetta
quella che porta un'emozione e soprattutto quella che dà la possibilità al pubblico di Napoli di ruggire, perché quando lo stadio San Paolo ruggisce con il ritornello finale non ce n'è per nessuno. Gli altri stadi in Italia o in Europa possono provarci, possono provare ad imitare, ad emulare i napoletani, ma non riusciranno mai ad eguagliare. Diciamo che poi negli ultimi anni, in quest'anno, si è avuto l'emulazione di qualche pubblico italiano, vedi Milano, vedi Torino, Sponda Juventus, però alla fine, mi dispiace, siete lontani, siete molto lontani. Ritorniamo su Gianluca Grava e riprendiamo da Giampiero Sidica. Il tuo pensiero su Gianluca Grava? No, ovviamente è un simbolo, un uomo simbolo, un uomo spogliatoio e soprattutto è un grande calciatore. E su quest'ultima affermazione io pongo insomma un quesito anche a chi ci sta ascoltando da casa. Ma siamo proprio sicuri insomma che sia arrivata l'ora di Gianluca Grava di appendere scarpe al chiodo per passare dietro a una scrivania? Perché faccio questa analisi, perché è un giocatore che dopo il gravissimo infortunio che subì l'anno scorso, insomma, io lo vedo un giocatore ancora, nonostante l'età, ancora dal punto di vista fisico intatto, insomma, può ancora dare sicuramente qualcosa di importante, forse non in Serie A, ma certamente in Serie B, a trovarli di giocatori pronti e validi come Grava. Quindi se io fossi lui, prima di lanciarmi insomma nella nuova sfida della poltrona, della dirigenza, della scrivania, io ci penserei bene, perché io penso che è un ragazzo che può ancora dare tanto a calcio, ma calcio giocato ovviamente. Perdonami Giampiero, ma può essere che lui si sente di non continuare pur avendo nelle gambe 90 minuti oppure giù di lì 70-60 minuti. Però ecco, se è un uomo spogliatoio, come dicevi tu, può essere anche un uomo società, può essere vicino alla squadra se rimane nel Napoli e può dare quell'apporto in più, quel quid che serve alla squadra. Ecco, una sorta di team manager, anche se il Napoli è a Santoro, però un team manager un po' più nascosto, un po' allora, dietro le quinte. Quanti ex calciatori hanno provato questa nuova sfida fallendo miseramente? Perché è dura lasciare il campo verde per la scrivania, è un qualcosa che non tutti riescono a metabolizzare subito e bene. Quindi io, se fossi in Grava, cercherei ancora un contatto da professionista, magari in Serie B, perché penso che il giocatore sia ancora integro fisicamente e può dare ancora tanto a calcio, per poi tornare con un patto insomma tra gentiluomini con De Laurentiis, magari tra qualche anno con una veste diversa. Però al momento io lo vedo ancora pronto per dare qualcosa a calcio giocato. Anche se nell'idea di Laurentiis chiunque abbia fatto parte del Napoli doveva diventare un dirigente, vedi Reja, sarebbe voluto rimanere nella dirigenza azzurra, Mazzarri prospettato un futuro da dirigente lasciando la panchina a qualche suo sostituto, adesso si parla di Grava, vedremo poi come andrà a finire, ma alla il fine Pampa nessuno, il Pampa anche, il Pampa Sosa, alla fine nessuno di questi è rimasto a fare il dirigente. Mario, il tuo pensiero? Ah, Grava, come diceva pure Alessandro prima, è il simbolo del made in Campania, del calcio made in Campania. Una volta intervistai proprio, se non erro, proprio il presidente Caldoro o un assessore, non lo ricordo, qualche anno fa, e facevo proprio l'esempio di Grava come esempio di giocatore che, e come esempio anche di giovane che è riuscito a riscattarsi nel territorio. Grava, tra l'altro, ha giocato nelle squadre campane, certo. È stato scoperto un poco anche a Torre del Greco, proprio nella Turris, prima ne stavamo parlando, no? Della Turris, di questo grande esploit delle squadre campane. Ebbene, io dico sempre, Grava è il simbolo di questi grandi giocatori che nascono in Campania. Se ci fosse una nazionale solo campana, per diciamo, fare un favore a Bossi e alla Lega Nord, noi sicuramente vinceremo. A me piacerebbe una sorta di torneo in Italia, però per regioni. Anche cioè, tutti i migliori giocatori delle squadre che giocano nella regione fare questo mini torneo. Lo fanno, questi tornei li fanno per diciamo calcio un po' più giovanile.
però proprio io lo farei proprio a livello professionistico, tipo un mesetto, un torneo del genere sarebbe simpatico, tipo la Campania contro il Lazio, contro il Molise, contro l'Abruzzo, cioè sarebbe veramente una cosa simpatica. Maurizio, pensiero su Grava. Ma parlando di Grava, purtroppo rischio di sconfinare nel sentimentalismo. Perché davvero lacrime napoletana? No, vabbè, Grava, lo ricordo ai tempi della Serie C, lui è venuto nel primo anno della Serie C a gennaio e in questi anni ha ricoperto anche diversi ruoli, perché sì. Nel primo anno in Serie A lui giocava alto a destra, mi ricordo anche quando marcava Camoranesi contro la Juventus, davvero. In Serie dove B, è stato schierato? In Serie B fece il primo gol sul rimpallo. No, Grava veramente, ma il sono 4-2 tante. Con quel gol di Dalla Bona da fuori aria a volo. Sono tante le partite in cui Grava è stato protagonista, anche quando ha marcato davvero grandissimi campioni come Mutu, Ronaldinho. Secondo me il miglior anno di Grava è stato quello di 2 anni fa, l'anno del terzo posto. Lì davvero ricordo la partita di Lecce dove il Napoli ha acquistato lo slancio poi dopo per puntare in alto. Lì Grava, mi ricordo quel salvataggio su Piatti, sì. E poi dopo Cavani, quando ormai scorrevano i titoli di coda alla partita, fece quel gol che fece esplodere il San Paolo. Lì Grava da possibile 0-1 all'1-0 del Napoli, sì. Lì fu una partita in cui Grava risultò tra i protagonisti e davvero e nessuno si aspettava quell'anno con l'esplodio di Grava, eh? sì no, perché ormai per veniva considerato ai margini della bello. squadra, invece poi dopo è riuscito a ritagliarsi il suo spazio. Purtroppo l'infortunio poi dopo l'ha frenato, però Grava davvero quando è stato schierato in campo non ha mai deluso, davvero lascia un grande ricordo, ma i napoletani conserveranno un grande ricordo di Grava, grande uomo e grande professionista. Eh sì, grande uomo e grande professionista, i tifosi appunto lo porteranno sempre con sé nella mente e nei pensieri, come giocatore e come dirigente lo vedremo all'opera. I tifosi però non vogliono portare con sé solo nei pensieri, ma vorrebbero continuare a rivedere sulla panchina del Napoli anche la prossima stagione Mazzarri rimane, Mazzarri va via. Questi sono i dubbi amletici che continuano a perversare in Casa Azzurra. E io vado subito da Alex. Alex, Mazzarri rimane, Mazzarri va via. Ma è possibile che questo allenatore ha così tanta paura del confronto con il prossimo campionato, ossia il campionato di Serie A, laddove dovrebbe fare meglio di quest'anno, quindi assolutamente vincere lo scudetto con quello che gli passerà il convento, ossia De Laurentiis, e poi fare un buon campionato europeo appunto in Champions League e cercare di andare avanti il più possibile. È possibile che un allenatore così ambizioso decida di rinunciare a tutto questo per ricominciare da Roma o da Milano sponda interista, ricominciare da zero, dire ok, costruisco il progetto a Roma o all'Inter e lascio tutto questo bene di Dio. Di punto in bianco Mazzarri ha perso l'ambizione? No, secondo me non è che ha perso l'ambizione, perché Mazzarri tutto si può dire tranne che non sia ambizioso. Secondo me hai centrato il punto. Bisogna, quest'anno il Napoli è arrivato secondo e l'anno prossimo che cosa chiede la tifoseria e noi nella carta stampata? Il primo posto. Allora, se dovessi confermare il secondo posto anche il prossimo anno, uno dice allora non hai migliorato quello che hai fatto quest'anno. Forse questo è più il timore, non la mancanza di ambizione che Mazzarri teme, perché comunque l'allenatore lo conosciamo, fino all'ultimo secondo che della stagione non vuole parlare di futuro, non lo farà secondo me neanche dopo Roma-Napoli, perché lui lo ha detto, casomai lunedì, massimo martedì sera si saprà il suo futuro, e voci dicono che è più vicino all'addio che alla conferma, però io... E i famosi coup de théâtre alla De Laurentiis e di Mazzarri io me lo aspetto, anche perché ricordiamo che qualche anno fa stavamo per avere Gasperini e non Mazzarri e abbiamo visto che Gasperini fine ha fatto e che cosa ci ha portato Mazzarri a Napoli. Cioè, sentivo lo squillo, forse mi squillano le orecchie, non so se c'è una telefonata, hai visto? Ho sentito bene lo squillo del telefono. Pronto? Sono Antonio.
Ah, ciao Antonio, buonasera, benvenuto a Napoli Calcio Life. Vuoi fare Grazie. Qualche domanda? Sì, vorrei fare una domanda, perché se c'è qualcuno che mi vuole rispondere lì. Certo. Io ammiro molto tutto quello che è stato fatto da Mazzarri, soltanto l'ultimo passaggio non mi è molto piaciuto, nel senso che dopo la partita di Bari, secondo me lui avrebbe potuto esprimere le sue convinzioni, cioè praticamente credo che lui in questa maniera stia facendo un danno, un doppio danno, nel senso che se Mazzarri dovesse andare via avrebbe dato il tempo materiale al presidente, alla società di poter correre, diciamo, ai ripari tra virgolette, ed anche allo staff tecnico di prendere dei calciatori per un nuovo allenatore. Quindi secondo me c'è stato un errore. Vorrei capire un pochettino, sapere se anche qualcuno dei presenti è d'accordo con me. Grazie Antonio. Prego. Telegrafico, grazie e continua a seguirci. Giampiero. Sì, la questione Mazzarri in prospettiva può diventare un caso difficile per chi è chiamato poi a gestire la fase di calciomercato, ovvero Bigon. Però in questa stagione specifica il fatto che l'allenatore non abbia dato ancora una risposta. Ma siamo ancora crea... a questo alla risposta. Sì, il fatto che non ci sia lui ancora l'ha dato dopo, perdonami, sì, Giampiero, no, l'ha data dopo Bologna-Napoli. No, ma come si diceva anche pochi secondi fa, la stessa incertezza c'era qualche stagione fa, e poi all'ultimo secondo Gasperini saltò e Mazzarri firmò la conferma. Quindi in questo caso specifico, insomma, il fatto che Mazzarri non abbia ancora firmato, non abbia ancora dato una risposta alla società, io penso che non abbia compromesso più di tanto le prospettive della società stessa e soprattutto di calciomercato, per il semplice motivo che ci sono tantissimi allenatori ancora in ballo, tantissimi allenatori che non sanno l'anno prossimo cosa faranno, e sono tantissime i club che si trovano nella medesima situazione del Napoli. In una situazione così, dove persino Conte, insomma, ha dato qualche dubbio sulla propria permanenza, paradossalmente, insomma, crea una situazione di stallo generale, per cui non è solo il Napoli che non sa con quale guida tecnica inizierà la prossima stagione, ma è un po' una situazione generale per cui malcomune mezzo gaudio, non c'è nessuna squadra che si ritrova compromessa da questa incertezza generale. Vediamo da casa chi è. Ecco il telefono. Pronto? 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 Pronto, buonasera, chi sei? Buonasera, si sente malissimo. Ascoltaci dall'apparecchio telefonico. E infatti sto ascoltando dall'apparecchio, ma si sente molto lontano. Come ti chiami? Adesso va meglio. Buonasera, sono Maria. Ciao Maria. Buonasera. Da dove chiami? Chiamo da Napoli. Benvenuta a Napoli Calcio Life. Grazie. Vuoi fare qualche domanda, Maria? Sì. Sicuramente, mica ci hai chiamato per il caffè. Se volevi esprimere soltanto un parere, scusami. Allora dici, vuoi esprimere un parere o vuoi fare una domanda? Si completa, Miriam. Scherziamo, Maria, vai. Innanzitutto una domanda. A proposito di Mazzarri resta, Mazzarri va via, nell'ipotesi in cui Mazzarri non voglia confermare la sua permanenza sulla panchina del Napoli, si sta parlando insistentemente di una pista britannica. Sì. Cioè o Mancini o Benitez. O Di Matteo. Secondo voi queste piste estere sarebbero uno plausibili, e poi come si integrerebbero con l'ambiente napoletano? Bella domanda, Maria. Mi hai anticipato anche i temi, mi hai anticipato la scaletta, però hai fatto benissimo, perché prima o poi dovevo affrontarla come tematica. Sì, va bene, ti facciamo rispondere. Grazie, Maria. Grazie, solo questa, Maria. Altro. Ok, caduto. Allora, Mario, secondo te appunto le piste porterebbero ai nomi di Matteo, che ha lasciato il Chelsea già in campionato in corso dopo che ha vinto, sì, l'anno scorso la Champions League?
Mancini, che proprio è stato licenziato proprio oggi. È stato licenziato oggi dal City, il City l'ha ringraziato, quindi e si sa che De Laurentiis dovrebbe portarlo a Napoli, cioè è un pallino di De Laurentiis. Però diciamo che Mancini, e ci sarebbe anche un altro estero che si chiama Spalletti allo Zenit Pietroburgo. Però Mancini e Spalletti hanno degli ingaggi costosi oltre allo staff tecnico, quindi l'insieme sarebbe troppo oneroso per il Napoli rispetto allo staff tecnico di Mazzarri. Invece poi ci sarebbe Di Matteo, che è quello più a parte Di Matteo ci sarebbe Benitez, il nome delle ultime ore. Benitez, che in Italia non ha dimostrato grandi cose all'Inter, però diciamo che ha preso l'eredità di Mourinho, l'anno successivo a Mourinho, grandissimo antagonista di Mourinho, e era difficile ripetere quello che è riuscito a fare Mourinho, un nuovo ciclo, e veramente il compito arduo. Diciamo che alcuni giocatori che erano pro Mourinho, questo lo dico io conoscendo le situazioni, erano contro Benitez. Alcuni giocatori che erano più amici di Mourinho erano contro Benitez e rimavano contro. Uno di questi, faccio anche il nome, era Marco Materazzi. Benitez si rivolse all'inizio, appena arrivato, Marco Materazzi, che aveva all'armadietto la foto di Mourinho, disse per favore quella foto la devi levare, e quindi da lì si innescarono già i primi fuochi, le prime avvisaglie, e da lì poi rottura anche con lo spogliatoio. Però ritornando a quello che diceva Maria, Benitez potrebbe fare al caso del Napoli, e mentre Di Matteo o eventualmente Mancini più remota, che ruoli potrebbero avere a Napoli? Ma i ruoli sono nomi molto altisonanti, che sicuramente accenderebbero le fantasie dei tifosi. Parliamo di Rafa Benitez, che è uno che conosce a menadito la Champions League. Però è uno che pretende i giocatori. Logicamente De Laurentiis non può pretendere di manovrare poi questi allenatori, nel senso che sono loro che chiederanno giocatori, sono loro che vorranno fare la squadra. In questo senso qua è un poco alla Capello, alla Lippi. Quindi saranno giocatori che sicuramente faranno bene, e penso che poi non abbiano difficoltà ad ambientarsi a Napoli. Si parla, Mancini non ha nessuna difficoltà, la moglie pure che è napoletana, quindi andrebbe benissimo. Probabilmente il problema è quello dello staff, che quello di Mancini è molto diciamo oneroso. Costa parecchio lo staff di Mancini, però ecco, ora bisogna vedere un poco pure il valzer delle panchine. Addirittura al TG1, questo era uno dei principali articoli del TG1, quindi il valzer delle panchine in Serie A. Vedremo chi ballerà meglio. Vedremo chi ballerà meglio questo valzer. In questo valzer appunto estivo, noi facciamo anche noi un valzer, balliamo insieme ai nostri sponsor, quindi pochi secondi di pubblicità e poi di nuovo qua, Napoli Calcio Live. Rimanete incollati perché continuiamo a parlare di Mazzarri e di Cavani. Puntata, vi prometto che vi farò cantare il ritornello dalla squadra di Napoli Calcio Life, The Champions. Vi voglio sentire, ecco, se sono intonati. E parlando di Champions, ritorniamo al discorso Benitez, perché ci eravamo lasciati con Mario Mazzarri. Benitez, il sostituto delle ultime ore, appunto, è Rafa Benitez, e lo spagnolo potrebbe essere un tampone solamente di un anno, Maurizio, perché Benitez è un grande esperto della Champions League, l'ha anche vinta con il Liverpool, con una squadra che non era uno squadrone esagerato, e riuscì appunto arrivare fino alla fine, riuscì a alzare la coppa. Quindi Benitez è un allenatore internazionale, quindi verrebbe preso solamente per gettare fumo negli occhi, ma se poi non va bene, tu l'anno successivo lo devi cambiare. Cosa ne pensi? Ma Paolo, per me Benitez non è proprio un traghettatore, per me è un allenatore con cui si può
portare avanti un progetto. Hai detto bene tu nella tua considerazione su Benitez, quando hai parlato della sua esperienza nella Milano Nerazzurra. Diciamo che lì Benitez gli sono stati messi dei bastoni tra le ruote, ci sono state forme di ostracismo nei suoi confronti, perciò la sua esperienza a Milano non è stata entusiasmante, anche perché era difficile fare bene, soprattutto dopo quell'anno fantastico con Mourinho in panchina, l'anno del triplete, diciamo, era difficile ripetersi. Benitez, secondo me, è un allenatore che può fare bene a Napoli perché conosce bene la Champions, quindi davvero si potrebbe rilanciare la sua immagine in Italia, anche se io ti ripeto, prendere Mancini, adesso do spazio al telespettatore. Vediamo chi è in linea. Pronto? Buonasera a tutti, sono Amedeo da Napoli. Chi sei, scusami? Sono Amedeo da Napoli. Amedeo, ciao. Buonasera, benvenuto. Amedeo, benvenuto a Napoli Calcio Life. Vuoi fare qualche domanda, vuoi esprimere un parere? Vabbè, ho sentito che state parlando del prossimo allenatore. Sì. Io mi auguro tanto che non ci stiamo facendo rompendo la testa, facendo la testa prima che ce l'hanno rotta, nel senso sì. Che mi auguro di aspettare un po' le affermazioni che farà mister Mazzarri e Cavani alla fine dell'ultima giornata, per poi vedere effettivamente cosa può capitare. Certo, rimpiazzare questi due personaggi sarà molto difficile. Comunque speriamo bene, certo è un fatto assurdo che abbiamo fatto una conquista così importante della Coppa dei Campioni e in poche parole due personaggi così importanti che hanno dato tanto se ne vogliono andare. Guarda, su Cavani non ci sono certezze perché io ripeto, sai perché anche, ti spiego, il Chelsea diciamo era interessato a Falcao che invece è stato preso dal Monaco che ha speso, ha sborsato la bellezza di 60 milioni di euro. 60 milioni di euro sono vicinissime a 63 milioni di euro della clausola rescissoria di Cavani. Il Chelsea era interessato a prendere Falcao, ma alla fine non l'ha presa, anche perché hanno dei parametri che devono rispettare in Inghilterra. Quindi se il Chelsea non è riuscito a prendere 60 milioni, per 60 milioni di Falcao, un giocatore fortissimo, ritenuto anche più forte di Cavani, perché Cavani dovrebbe partire per andare al City per 63 milioni di euro, una cifra ancora più considerevole, con i parametri che ci sono in Inghilterra? Il Real Madrid invece sta avvertendo il suo interesse verso Rooney e in questi giorni dovrebbe anche chiudere. Per 40 milioni di euro, quindi il Bayern Monaco si è tirata fuori, al momento nessuno si è presentato con i soldi di De Laurentiis. Con Mazzarri già il discorso è diverso, perché Mazzarri a Bologna lo ha fatto intendere alla fine della partita nelle dichiarazioni che ha detto: io voglio le squadre si fanno con i campioni. Si è rifiutato di fare il giro di campo con De Laurentiis prima della partita. E De Laurentiis, anche in base a questa situazione, ha fatto i ringraziamenti generici prima della partita e ha ringraziato anche Mazzarri e il suo staff per 4 anni. Può essere che tutto accada come è accaduto qualche anno fa, che De Laurentiis aveva udito le sirene juventine che lo attiravano verso Torino e poi alla fine non si fece più nulla e rimase a Napoli. La stessa cosa, perdonami, concludo e poi voglio sentire anche il tuo parere, anche quelli degli opinionisti. Per telefono, volevo dire soltanto questo: io sono d'accordo che Cavani al limite è pure giustificato che se ne vuole andare, perché lui vuole vincere, vuole andare in un grande club per vincere, anche per guadagnare qualche cosina di soldi in più. Però per quanto riguarda Mazzarri, che noi tutti quanti, stampa, tifosi, abbiamo tutti quanti appoggiato a Mazzarri, a me sinceramente è un fatto strano, perché poi è assurdo, lui va a Roma, a Milano, in una situazione che là è tutto da rifare. Abbiamo visto che a Roma non sanno fare nulla, appunto, non ha nulla da perdere, non vanno mai bene. A Milano la stessa cosa, quindi il presidente Moratti non vuole spendere più i soldi come una volta, quindi per me è uno stupido. Non voglio usare altri aggettivi, per me Mazzarri si sta comportando veramente da persona stupida e che poi non vuole bene a Napoletano.
Complimenti per la trasmissione. Grazie, Amedeo. Speriamo che il bravo presidente Laurentiis riesca a quadrare il cerchio. Quindi sempre forza Napoli. Grazie, Amedeo, sempre. Alessandro. Allora, posso dire una cosa? Amedeo, vai. No, dopo quello che ha detto il telespettatore, ha detto che Cavani è anche giusto che voglia andare via perché vuole vincere. Ma a Napoli ormai è arrivato il momento di vincere a Napoli. Qua abbiamo un altro discorso. È arrivato il momento di vincere, ma per vincere tu devi investire. Lui diceva a Milano Moratti non spende soldi, a Roma la Roma non spenderà i soldi sicuramente per fare uno squadrone già l'anno prossimo, appunto. Ma sappiamo che Mazzarri con giocatori anche mediocri riesce ad ottenere grandissimi risultati. Ragazzi, Cavani prima di arrivare a Napoli non era nessuno. Quagliarella ha segnato a Napoli, giocatori inesistenti quali Santa Croce, quale lo stesso Grava, hanno fatto grandissima pazienza, lo stesso Aronica. Aronica che adesso in Serie B ha giocato un'annata disastrosa a Palermo, mentre l'anno scorso fu strepitoso addirittura in Champions League. Cioè, ragazzi, Mazzarri sappiamo che riesce dal piccolo a ottenere grandi risultati, questo è il discorso. E quindi lui ripartirebbe da zero senza quella spada di Damocle sulla testa che deve per forza vincere, come si aspetta il pubblico napoletano, con pochissimo, perché ragazzi, pochissimo, anche se lui vorrebbe una squadra di campioni. Ma su Mazzarri condivido tutto, su Mazzarri, solo su Cavani. Ma il discorso, su Mazzarri. Alessandro, il discorso è questo, è che ecco, può essere anche un tiro e molla, io stavo dicendo prima Amedeo, poi l'ho lasciato concludere, che Mazzarri possa stia facendo un gioco non al rialzo di prezzo, perché De Laurentiis è arrivato a 4 milioni di euro a stagione di ingaggio, ma può essere questo accordo con la Roma affinché faccia spaventare De Laurentiis e De Laurentiis si decida a fargli la squadra, anche perché De Laurentiis è pronto a fargli una controproposta, più di 4 milioni di euro a stagione, fargli un biennale, se Mazzarri vorrà anche un triennale, e dargli carta bianca per il mercato, perché lui vuole i top player. Diciamo che questa volta però Mazzarri ha fatto i conti senza l'oste, non tanto con De Laurentiis ma con i tifosi, perché io credo che qualche anno fa i tifosi lo hanno perdonato, perché ricordiamoci che aveva praticamente lasciato Napoli. Quest'estate io non so se dovesse rimanere a Di Maro come verrebbe visto un'eventuale conferma di Mazzarri. Questo io credo che stavolta i tifosi, che domenica sono stati encomiabili, 55.000 per Napoli-Siena per festeggiare la Champions, credo che a questo punto De Laurentiis e Mazzarri qualsiasi decisione prenderanno. De Laurentiis comunque ne esce vincitore, dovesse confermare o mandare via Mazzarri, perché comunque De Laurentiis lui i risultati in questi anni li ha ottenuti, Mazzarri li ha ottenuti i risultati, però questo suo atteggiamento secondo me non credo che stavolta i tifosi lo perdonerebbero, però sappiamo anche che il tifoso napoletano, e più delle volte, se poi se arrivano i risultati, sa che no, Mazzarri c'è un progetto. No, se De Laurentiis gli compri i calciatori, quelli che vuole Mazzarri, non i giovani di prospettiva, può darsi che a Di Maro che lo possono perdonare. Ragazzi, qua il discorso è questo, c'è un tesoretto, sicuramente intorno ai 30-35 milioni di euro, poi se vai avanti in Champions League arriverà intorno ai 40 milioni di euro, in più i soldi ancora di Lavezzi, qualche altro giocatore lo inserisci come periodo di scambio. Ecco, facciamo prima il nome di Nainggolan, che è vicinissimo alla firma con il Napoli, scambio potrebbe essere El Kaddour, ma si parla anche di Hiller, perché se rimane Mazzarri Hiller non troverebbe spazio. Ecco che c'è un tesoretto di 70 milioni di euro e sicuramente puoi fare un mercato di tutto rispetto, e Mazzarri verrebbe anche accontentato, pur tenendo anche Cavani. No, Giampiero. Questa è la prospettiva, insomma, che tutti i napoletani si augurano, insomma, che entrambi restino a Napoli, insomma, per poter riprendere il campionato lì dove l'abbiamo terminato, quindi senza grossi scossoni e senza dover ripartire da zero.
Però se smettiamo un attimo i panni dei tifosi, degli appassionati della casacca partenopea e fingiamo di essere degli allenatori professionisti, beh, io capisco Mazzarri quando viene attratto dall'ipotesi Roma. Perché? Perché io dal punto di vista, insomma, di addetto ai lavori non mi riesco a spiegare come un club che annovera tra i calciatori titolari, giocatori come Marquinhos, come De Rossi, Lamela, Totti, Osvaldo e chi più ne metta, sia così lontana dalle posizioni di vertice. C'è un club così importante con dei giocatori pronti per grandi risultati, insomma, non può tenere quella posizione di classifica. E quindi forse è questa la molla che sta scattando in Mazzarri, perché io penso che quei giocatori con quell'allenatore potrebbero fare cose eccezionali, cose egregie senza grossi innesti. Però il discorso è questo, dopo Mazzarri si è parlato anche di Montella, di Allegri, quasi sembrava che stesse quasi a Napoli, nei pressi della tangenziale di Napoli per firmare il contratto, ed invece questi allenatori si stanno rifiutando di venire a Napoli. Anche Guidolin ha fatto sapere che per scelte familiari intende rimanere a Udine, e Pioli anche rimane a Bologna. Montella rimane a Firenze, però hanno paura, è una panchina che scotta tantissimo. Perché tutta questa paura di venire a Napoli? Lo stesso Allegri, che è stato a Milano, ha vinto uno scudetto. Che Napoli faccia paura è un po' vero, perché Napoli comunque mette una pressione tremenda, cioè l'anno prossimo un secondo posto sarebbe una conferma e il terzo posto sarebbe una sconfitta, quindi il Napoli vuole lo scudetto, lo sappiamo tutti quanti, noi vogliamo che il Napoli vinca lo scudetto l'anno prossimo, quindi è una pressione, Paolo, credimi, sarà incredibile. Anche Allegri e Conte, che sono abituati a vincere, insomma, avranno difficoltà. Per quanto riguarda appunto Allegri, Galliani lo vorrebbe riconfermare, lì il problema probabilmente è proprio E Berlusconi. Berlusconi che lo vorrebbe cambiare allenatore. Certo. Montella ha iniziato, diciamo, un ciclo con la Fiorentina e vorrebbe continuare questo ciclo con la Fiorentina. Quindi il problema adesso è capire un poco, forse per questo il Napoli sta guardando anche all'estero, e capire un poco come si muoveranno anche le panchine del Manchester City, eccetera, per vedere un poco come inserirsi in Certo. queste trattative. Sicuramente si fanno tanti nomi di calciatori, però adesso è prematuro, si parla anche di Jovetic, l'interesse del Napoli, si parla tantissimo, si continua a parlare di Osvaldo, ma adesso veramente è prematuro senza sapere chi sarà realmente l'allenatore del Napoli. Maurizio, al momento è già stato confermato lo staff medico e questa è una notizia importante perché lo staff medico ha dato grandissimi risultati al Napoli, pochissimi infortuni, veramente hanno saputo gestire la situazione del Napoli e quindi ecco, De Laurentiis ha fatto subito firmare il rinnovo. A questo punto, perché non puntare anche su Frustalupi? È vero che Frustalupi dopo Napoli-Siena ha dichiarato che lui seguirà Mazzarri, però Frustalupi è un bravissimo allenatore, soprattutto laddove Mazzarri è un grandissimo motivatore, riesce a trarre il meglio dai giocatori. Frustalupi è un bravissimo allenatore e sa leggere bene le partite. Caso vuole che nelle partite che ha dato Frustalupi, cioè è andato in panchina al posto di Mazzarri, ha sempre vinto. Questo è un caso, una casualità, però sicuramente Frustalupi magari poteva essere anche quel nome da lanciare, un po' come è stato con Stramaccioni. Allora magari cercare di trattenere Frustalupi qualora Mazzarri parta. Ma Paolo, il fatto di tenere Frustalupi sulla panchina del Napoli era una soluzione, però lui ha risposto nel post-gara, cioè nella partita con il Siena, ha detto che lui seguirà Mazzarri ovunque, anche perché lui gli è riconoscente. Frustalupi, da quello che si dice, Vabbè, si anche Bigone occupa. gli è riconoscente, però Bigone è rimasto a Napoli. Bigone Sì, però. 15 anni con Mazzarri dalla regina, Mazzarri che l'ha creato e se l'è portato a Napoli, ha detto al presidente di prendere Bigone all'epoca, però Bigone è rimasto a Napoli, quindi anche Frustalupi potrebbe pensare un attimino anche al suo futuro.
quello sì, però tu non lo prenderesti? Sì, lo prenderei. Cioè lo tratteresti? Sì, no, perché sarebbe anche darebbe una certa continuità. Esatto. Sì, perché poi sono d'accordo anche sulla conferma dello staff medico, perché lo staff medico a quanto pare seguirà Mazzarri, però quello medico davvero è fondamentale, perché ha raggiunto davvero risultati strepitosi. Il Napoli sono 5 anni, il Napoli che non ha infortuni importanti, e questo significa che il dottor De Nicola poi è apprezzato in tutta Italia. Quindi, a mio avviso, davvero è stata la scelta giusta quella di confermare lo staff medico. Sul fatto di Frustalupi, purtroppo, ci ripetiamo, la risposta lui l'ha già data, al di là delle considerazioni che possiamo fare noi. Però ormai la sensazione è che il Napoli o continuerà ad avere Mazzarri in panchina oppure dovrà cercare un altro allenatore. Vedremo poi come andrà a finire. Sono arrivate tantissime email, noi ringraziamo i tantissimi tifosi che ci hanno scritto, però purtroppo le tematiche erano tante, abbiamo dato spazio alla telefare in diretta, quindi scusateci, le leggeremo, continuate a scriverci, le leggeremo comunque, vi risponderemo tramite la pagina Facebook Napoli Calcio Live, risponderemo noi personalmente e leggeremo le vostre email nella prossima puntata finalissima martedì prossimo. Ragazzi, io vi saluto prima di salutare un poco tutti quanti voi telespettatori da casa, le lascio con la sorpresa finale. La sorpresa finale stasera, non le tematiche erano tante, quindi lascio proprio come simpatia finale per stemperare un attimino l'amarezza di queste polemiche su Cavani e Mazzarri, ossia il cavallo di battaglia e il pagellotto. Quindi io vado a salutare ognuno di voi, inizio da Maurizio Longhi, De Santis Life. Ciao Paolo, grazie a tutti e vorrei fare in bocca al lupo al Sorrento che adesso si appresta a disputare i play-out contro il Prato. Ringrazio Maria Aurilia Casanova Azzurro. Buonasera a tutti. Ringrazio Giampiero Sirica, la Perla Azzurra. Grazie a tutti e a voi amici da casa, grazie a te Paolo. E ringrazio Spennacchioz English Alessandro Sacco. Ciao Paolo e buona serata a tutti quanti. Ringrazio sempre la mia compagna di viaggio, mi chiamo Richard Lillo Cirillo, con la quale appunto daremo appuntamento alla prossima puntata. La prossima settimana assolutamente ci devono seguire per il gran finale. Grazie a te Paolo, grazie a tutti i nostri telespettatori. E ringrazio come al solito coloro che lavorano dietro le quinte ma che fanno un grandissimo lavoro, ve lo garantisco, veramente una squadra vincente. E se Napoli Calcio Life va bene e grazie anche a loro, il regista Gerardo Tucci, Gianni Orefice uomo camera, Antonio Siciliano altro cameraman e Pasquale Turco. E cosa dire, ringrazio voi che siete sempre gentilissimi e cordialissimi nel seguirci, nel collaborare, nell'intervenire insieme a voi, insieme a noi, e vi lascio con il pagiotto del cubano e vi do appuntamento alla settimana prossima con il gran finale di Napoli Calcio Life. Buonanotte da Paolo D'Amato. Pagellotto. Napoli 8, andamento a 5 stelle con Grillo che castiga, ma la zona Mazzarri funziona e gli azzurri ribaltano. Antonio, nero di seppia, rosati, 4,5, saldissimi. Vendita rimanenze con sconto del 112%. Gianluca, principino di Reggia, grava, 7, capitano d'addio. Paolino, captain, Cannavaro, 6,5, boy party. Georges Pires, da Fonseca, Roland Garros, Rolando, 6,5, candidato alla lista, titolarissimi. Gian Domenico, Pulcinella, Mesto, 6,5, pedalante. Gokan, Dragon Ball, Hiller, 6+, associato. Blerim, Swissmate, Zemaili, 7-, persuasivo. Pablo, maestro merenghero, Armero, 6+, interessanti spunti. Omar, Simpson, El Cadure, 7, giocate sharp. Edinson, Cascadar, Cavani,
8, non perde l'appetito, ingordo. Emanuele, Robin Hood, Calaiò, 6, per quel che ha dato negli anni, merita la Champions. Lorenzo, Magnific, Insigne, 7,5, rianimatore da terapia intensiva. Marek, Spennacchiotto, Homesick, 8+, tanto gioco, gol con cucchiaino e fedele permanenza, certezza azzurra. Goran, Piroetto, Pondov, 7,5, ciliegina sulla torta, ops, sul cucchiaino di Homesick. Walter, Colonnello, Mazzarri, 8,5, annata record, lo rimpiangeremo e ci rimpiangerà, lacrime napolitan toscane. Aurelio, Production, De Laurentiis, 8, Angelus al San Paolo, Papa Francesco ha un concorrente in più. Tifosi, 12° titolarissimo azzurro, napoletani, 10+, The Champions.